Qui è una lamentela comune di tutti gli esercenti, in quanto chiaramente è diminuita molto l'affluenza in queste zone, oltre a causare dei disagi per tutti quanti, per noi, per venire a lavorare, per i ragazzi per andare a scuola, per tutta la gente che per arrivare da queste zone o prende la macchina oppure a piedi è diventato impossibile. In più abbiamo notato che molte volte, molti giorni i lavori non vengono effettuati e quindi invece di ci avevano promesso che tutto sarebbe durato 8 giorni lavorativi, siamo già alla quarta settimana e non si vede una via di uscita. In più è chiuso via Vittorio Veneto, quindi praticamente ci hanno blindato e stiamo aspettando la riapertura che la vedo difficile. Qua la pazienza ce l'abbiamo, ma dopo 8 giorni di lavorativi di pazienza penso che siano sufficienti già le 4 settimane, anche perché non si vede la fine. Tenendo presente che il sottopassaggio è stato inaugurato l'anno scorso dopo un'altra chiusura di, non ricordo bene, ma circa un mesetto, abbiamo fatto tutta una bella festa, è venuto il sindaco, sono venuti tutti i rappresentanti, un'inaugurazione. Poi dopo un anno ricominciamo gli stessi lavori o altri, però mai ben annunciati che lavori fare, per quanto tempo, tutta una cosa campata in aria. Sicuramente la zona in sé per sé, sia come abitanti sia come esercenti, sta subendo un danno abbastanza considerevole perché sia chiusura sottopasso, chiusura della stazione, diciamo che il disagio è complessivo per tutta la zona perché non c'è più movimento, chi vuole muoversi o passa sul ponte in modo spericolante perché diciamo che c'è anche il pericolo di essere investiti, smog, eccetera, eccetera, pure passare da Milano che comunque allunga parecchio. Molte persone che arrivano da fuori città, che passano di qua, ci dicono che ormai venire da fuori è diventato complicatissimo pure, quindi Barletta è impraticabile. A noi come esercenti ovviamente è calato il lavoro anche, perché la zona è totalmente bloccata, la gente preferisce girare altrove, quindi è un po' oscurata, diciamo, la zona, quindi ovviamente stiamo subendo il danno. Si è partiti con 2 settimane, pazienza, 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 ma ormai sembra che qui la zona è abbandonata a se stessa, tanti lavori chissà quando vanno avanti, anche perché onestamente no, si vede i lavori che un giorno vanno, un giorno non vanno, un giorno vanno, 3 giorni non vanno, cioè noi siamo qua a aspettare, pregando il comune che forse un giorno finiranno i lavori. Vedremo come andrà. La quarta settimana che è chiuso il sottopassaggio, quindi comunque i disagi sono parecchi, sia per i pendolari che comunque devono fare un giro enorme per andare dall'altro lato, e poi è stato chiuso il mese di maggio, che comunque è un mese che il passaggio pedonale è abbastanza flusso, è abbastanza importante. Per non parlare poi dei danni economici e nuove attività, purtroppo ci sono studi medici, ci sono attività commerciali che comunque abbiamo subito del danno. Speriamo che mantengano i tempi prestabiliti e niente, aspettiamo. Non possiamo fare altro che attendere l'esito positivo dalla cosa.